Buongiorno agli amici di Ciocomo, buongiorno e ben ritrovati. Siamo venuti oggi ad Argegno perché riparte il nostro tour dell'Ario, lo facciamo con Mondo Turistico, oggi lo facciamo con Marta che ci porta alla scoperta di una perla del nostro territorio. Buongiorno da Argegno. Certo, buongiorno, io saluto tutti, auguro buon anno visto che è la prima volta quest'anno che ci vediamo e vorrei proprio cominciare con questo paesino che insomma è importante, una bella giornata, è una bella giornata ed è importante proprio per l'economia del lago. Se si vede infatti questa ampia baia che ha un'importanza storica, in fondo abbiamo un po' nella nebbiolina però la penisola di Lavedo dove c'è la Villa Balbianello e dietro dove inizia la penisola di Bellagio, quindi siamo praticamente quasi nel centro. E poi diciamo un'altra cosa, ma l'abbiamo visto ieri, che lì davanti c'è, ecco, la chiusura c'è la chiusura della strada perché ci sono i lavori, si vedono infatti da qua. Sì, qualcosa si intravede. Il saluto ai nostri amici, a Melissa e ad Agnese. Allora, intanto buongiorno ai nostri ascoltatori. E la cosa importante, è, perché ce l'hanno chiesto in tanti, cara Marta, è che noi abbiamo fatto vedere tutto quello che si poteva far vedere e lo torneremo a far vedere, faremo vedere ancora altre cose. Sì, di cose da vedere ce ne sono tante, insomma ci daremo da fare. Molto molto bello questo, anche Emily dice che questo è un vero gioiellino, sì, un saluto sì, anche a Roberto, buongiorno alla nostra Clara, tutti sempre presentissimi quando noi andiamo a far vedere delle cose belle e siamo stati anche fortunati oggi, diciamo, perché abbiamo trovato una giornata bellissima. Sì. Allora, la baia. Ecco, allora, la baia. E Argegno è abbastanza vicino a Como, quindi è un 15 km. Ecco, ed è un posto facilmente raggiungibile ed è un posto dove c'è un buon gelato, quindi è veramente una meta per il turismo di casa che può essere interessante. Ma io oggi volevo darvi un po' un'idea della storia di questo paese. Non ci sono documentazioni per la storia molto antica, quella preromana. I primi documenti sono due lapidi che sono state trovate nella chiesetta di San Vittore un po' più avanti a Brienno, che parlano quindi dell'epoca romana. In effetti i romani, quando hanno mandato i famosi coloni della Magna Grecia a colonizzare il lago, saranno venuti anche qui. Ecco, e anche la nostra amica dice che sono buonissimi i gelati di Argegno, la nostra ottimi. Io sai che... Ah, bisogna assaggiarlo, il gelato di Argegno è straordinario. Ma sai che non lo sapevo mai. Vedi che con noi impari delle cose interessanti. Mea culpa. Io quando passavo di qui, quando lavoravo, invece di pranzare, prendevo un gelato ad Argegno, buonissimo. Sapevo, c'è anche Don Luca, buongiorno. Dopo ti farò carissimo vedere anche il posto. Va bene. E comunque dicevo, con i romani è stata tagliata qui la Via Regia, perché questa strada davanti questa a la regina, noi questa è la regina. La regina, che allora per i romani è la Via Regia, che era un sentiero, perché allora si faceva soprattutto trasporto via lago. E non esisteva un paese vero e proprio qua. Il paese era su dove vedi quella chiesetta, quel campanile, che sì, è San Sisigno, esatto. E la parrocchia con il cristianesimo è nata lì, per questioni di sicurezza naturalmente, perché in alto si poteva dominare, quindi si era più sicuri per tanti punti di vista. I romani qua devono aver creato un piccolo porticciolo, delle torri, perché se tu vedi questa casa qui dove c'è il bar Motta, sì, era la torre di Scardi, questa qua, una torre d'avvistamento, e probabilmente c'era un piccolo presidio militare fortificato per appunto controllare i passaggi. E poi forse, siccome c'è questa bella baia, le navi potevano, le imbarcazioni potevano fermarsi qui, e qui c'era forse un deposito commerciale, perché si cominciavano ad aprire i contatti economici con la Val d'Intelvi, che è proprio qui sopra. La Val d'Intelvi è proprio qua, perché Argegno praticamente è la porta che ci porta in Val d'Intelvi, perché vedete quei tornanti lì sono poi quelli che portano su a Tizzasco, che è il primo paese, e sopra c'è la Valle d'Intelvi. Allora, la prima parrocchia era lì, però dopo, con il Medioevo, naturalmente è cresciuto Argegno e le case che si vedono ancora adesso sono di impianto medievale, per questo voglio farvi vedere le vecchie stradine, perché è un'atmosfera medievale. Quindi facciamo
un salto di storia dai romani, perché tutta la storia di Argenio si collega al lago, quindi è inutile starne a parlare. Ma volevo farvi vedere questa piazza che abbiamo davanti. Andiamo qua. Fermati un attimo. La vediamo qua? La vediamo da qua. Qua vedi una piazza. Esatto. Ma se tu fossi arrivato ai primi del Novecento, non l'avresti trovata. E cosa vedevo? Perché qui c'era la chiesa parrocchiale, che è diventata parrocchia nel 1600, all'inizio del 1600. E qui, se tu guardi il ristorante Barchetta, era sul retro della chiesa. Ah. Poi naturalmente, visto che questa era una strada di passaggio col traffico eccetera, all'inizio del Novecento si è pensato di trasportare la chiesa, che adesso è quella che vedi quella là giù in fondo. Vieni che la facciamo vedere di qua. Santissima Trinità. Esatto, sì, è quella giù in fondo. Che naturalmente è nuova, quella che c'era qui era una chiesetta barocca praticamente. La si intravede sì sullo sfondo, ecco, è quella lì poi resta sì, la chiesa. Quella che si è spostata lì esattamente. Ecco, e quindi vedi che la piazza è cambiata, è diventata una bella piazzetta che accoglie i turisti che arrivano e con tanti ristoranti, bar, eccetera, è un punto di ritrovo molto importante ed è anche... Ecco, tra l'altro, adesso lo precisiamo per correttezza e per informazione, il sindaco ci ha detto che adesso, come vedete, non ci sono i parcheggi perché è stata adibita a zona di svincolo dove girano i pullman certo, perché c'è la strada chiusa. Una volta che tutto sarà sì, lì tornerà c'è un parcheggio alla... esatto. Però molte moto vengono qua in sì, genere, è vero. Il paese delle moto e vengono qua per il gelato e anche per i dolci, perché diciamo che anche la pasticceria non è male. Non sapevo di questa cosa del nostro tour. Allora senti, possiamo cercare prima di attraversare, sì, però volevo dirti un'altra cosa, perché quella chiesetta lì in alto, San Sisino, sì, che adesso appartiene a Muronico, che è diventato un paesino, non fa più parte del paese di Argenio, ma quella chiesa è famosa. Ah, di Zasco, è sì, famosa perché? Per due cose storiche. Nel 1848 qui in Val d'Intelvi c'è stata una rivoluzione contro gli austriaci e Brenta, che era il capo di questa rivolta, si era sistemato proprio sulla chiesa di Zasco, e avevano vinto in un primo momento contro gli austriaci, poi però ci sono state delle questioni, è stato tradito e vabbè, la cosa è finita. Poi i nostri amici e amiche sono scatenati perché tu hai portato un tema che io non ripeto, e c'è chi anche dice che c'è un plum cake meraviglioso. Tu lo sapevi questa cosa? Certo. E io non lo so. Dice Lori che c'è un plum cake della pasticceria Grandi e poi c'è il gelato della pasticceria Zoe, che è Zoe, esatto, ce l'ho scritto. Allora andiamo lì a vederlo, ma intanto scusa, ne approfitto. Facciamo vedere anche l'arrivo. Questa è la navetta, però è sempre bello vederlo perché insomma il lago in una giornata così è qualcosa di meraviglioso. Ah, sì, è il vero lago romantico. È il lago, bravo. Questa piccola foschia che rende le linee. Ma una foschia, sì, tutto sommato. Questa è la navetta, poi lo ricordiamo per chi si deve spostare da Argenio fino a Sala. Allora attraversiamo la strada e dicevo, questa chiesetta è diventata famosa anche dopo la Seconda Guerra Mondiale perché è stata dipinta da Churchill. Sai che Churchill era venuto qui per delle ragioni politiche, perché cercava il carteggio con Mussolini, che era compromettente per l'Inghilterra, e però è venuto ufficialmente dicendo che veniva a dipingere, e una delle sue pitture più famose è stata appunto la chiesetta di San Sisino. E questo è quella bottega del gelato, sì, assolutamente, che è chiuso, che adesso è chiuso per ferie, lo diciamo ai nostri amici, è chiuso per ferie perché effettivamente è un periodo, ecco, questo quindi è un punto di riferimento. Qui per vieni la domenica domenica è pieno di moto, esatto, hai detto giusto, esatto. Allora siamo nel centro di Argenio, dove oggi il nostro tour dell'Ario, grazie a Mondo Turistico, grazie a Marta, grazie a Rita, a Fiorella, insomma le incontreremo nelle prossime settimane, e vi vogliamo far vedere ancora uno scorcio, perché Marta ci ha detto che Argenio, quello che non vediamo è bellissimo. E allora vediamolo noi, dai. Già vedi da queste case che non sono diritte ma sono un po' incurvate, esatto, è un impianto medievale, quindi sì, ma guarda anche i portoni, sì, è vero, eccetera, cioè è rimasta la
proprio l'atmosfera dei tempi andati. È proprio così. E vedi i vicoli. È vero, ecco, questi sono i vicoli di Argenio, ecco, diciamo così. I vicoli che per il momento sono ancora in piano. Ecco, infatti dice Loretta, ma Argenio è tutta in salita e quindi fra un po', ma noi non lo faremo, incomincia una bella scalinata. Ecco e continua per parecchio tempo e arriva alla chiesetta di Sant'Anna. Anche questo. Noi invece questo è il vicolo dei pescatori. Noi faremo il vicolo dei pescatori. Scendiamo perché qui? Perché andiamo ad attraversare il torrente. Il telo. Speriamo che tenga la connessione, Sì, ma finisce subito. Allora, il vicolo dei pescatori qui di Argenio. Ok. La viuzza proprio, cioè, questo è proprio veramente. Questo è proprio medievale. Questo è medievale, guarda che bello. Beh, bello davvero. E questo è il fiume Telo, vero? Questo è il fiume Telo. Beh, che raggiungiamo. Bello anche questa scoperta di Argenio, cara Marta. Bello. Guarda questo il ponte. È il ponte, guarda che bello che è. Anche questo, che suggestione, molto bello. Questo Telo. Questo è il fiume Telo, Il fiume Telo è quello che probabilmente ha dato il nome alla Val di Intelvi e che si di Como, poi c'è il ramo che va sul lago di Lugano. In fondo qui, adesso da qui non lo vediamo, c'è però un bellissimo lido, un altro motivo per cui la gente viene spesso qua d'estate. È vero, hai perché ragione. Il lido è praticamente lontano, cioè lontano, è nel paese ma non vede il paese e vede questa bella baia da molto cui bello. Veniamo. Vedo, questo è il fiume che taglia in due sostanzialmente Argenio, sì, lo taglia sì, praticamente in due, questo è il ponticello che tra l'altro negli anni scorsi, te lo dico, te lo ricorderai, hai fatto da sfondo alle riprese del film di Netflix con Jennifer Aniston e con Adam Sandler che erano qui a girare. Invece qua tradizionalmente, ma è una tradizione non vecchissima, il primo dell'anno si fa una processione bellissima col bambino. Quest'anno è stata annullata, chiesa, esatto. Però le persone preparano tante scene viventi nei vari 18, posti della, se non sbaglio, sì, sono nella vecchia Argenio e passano proprio lungo il telo, attraversano il ponte, salgono un po' di scale. Sì, sì, è vero, è vero, è vero. E poi, insomma, bello. È una delle feste più importanti, ma ne hanno tante qua ad Argenio. Molto bello. Sono legati alla tradizione. Sì, sì, e questi sono, vedete, i vicoli, come scrive Loretta, le viuzze interne, guardate. E dopo torniamo di qua, che è un'altra delle viuzze che collegano al ponte. Perfetto, e questo è il ponte, ecco, va bene. Questo è il ponte, però, allora, vedi che qui è molto incassato il fiume. Fino a, diciamo, la metà del Novecento, qui c'erano tanti mulini, perché la forza dell'acqua era un altro fiume, era un po' più forte. E se noi andassimo su dalle scale a un certo punto vedremmo ancora delle macine che sono conservate, ma non c'erano solo mulini, c'erano anche i magli perché lavoravano il ferro, c'era una segheria perché naturalmente la legna della Val di Intelvi, c'era anche a un certo punto un incannatoio per la seta, quindi questo fiume dato ricchezza al paese, non una ricchezza straordinaria, però ha permesso alla gente di lavorare. E questa casa che vedi qua è anche una casa storica, perché era l'osteria comunale. Ah. Perché allora appunto questa osteria era bella questa? Sul fiume, questa gialla col terrazzo. Ok, perfetto. Ecco, quindi veramente qui siamo. Ecco, questo è il lungotelo ancora di destra e poi questo è quello di sinistra, chiaramente lo taglia in due. Naturalmente poi sono state restaurate alcune case, adesso sono belle, però sono tutte case ancora antiche. Esatto. Costruite proprio sulla roccia, guarda che. È vero, guarda che roba, è vero. E guarda questa. Guarda esatto. quelle soprattutto sono eccezionali. Esatto. E un po' tutta Argenio. Sì, uno scorcio particolare di Argenio, davvero. Noi l'abbiamo visto illuminato durante il periodo invernale, molto bello, molto suggestivo, ma devo dire che è bello anche così, quindi è uno spunto. Ciao Cristina, buongiorno anche a Lori e Agnese, continua a dire che quando c'è il gelato torna perché oh ragazzi, adesso scusate ma mi avete incuriosito, voglio tornare anch'io quando è aperta la gelateria e mangiamo il gelato. Marta, certo, perché... te lo posso offrire con piacere. No, ti ringrazio. Va bene, chiudiamo il nostro tour di oggi con la nostra Marta che ci ha portato a scoprire ad Argenio. Guardate, ripeto, è una giornata tra l'altro anche
anche bella, siamo stati fortunati, abbiamo visto questo scorcio davvero particolarissimo di Argegno sul fiume Telo, noi lo chiudiamo da qui. E vedi che da qui vedi anche la pigra. Ecco, la cosa la che ti volevo chiedere se nelle prossime settimane, perché questo ci manca, riusciamo a far vedere, a salire sulla funivia e andiamo su a Pigra. Su in cima, vedete, quello è il punto d'arrivo di Pigra. Qua invece è la partenza di Argegno. È dietro la chiesa. Perfetto. Allora, questa è un'altra cosa che dobbiamo fare. Sì, ma questa è una cosa che sto pensando da parecchio tempo, ma la funivia è stata... Allora, lo faremo anche questo. Noi ci fermiamo qui intanto. Da Argegno è tutto. E tra poche settimane, promesso con Marta, vi facciamo vedere anche il viaggio in funivia. Da Argegno a Pigra. Sono, mi sembra, 4 minuti, ma sì, con un panorama fantastico, mozzafiato. Ma poi anche su il paesino è straordinario, quindi anche lì ci sono delle cose da scoprire, come ne abbiamo scoperto. E allora grazie a Mondo Turistico, perché con loro siamo sempre in giro e scopriamo tante cose. Ieri mi ha detto Rita, mi ha detto che quando stanno facendo anche dei incontri online hanno utilizzato tanti dei nostri video per vedere. Bene, dai, ciao a tutti amici, buongiorno da Argegno, meta comunque bella anche d'inverno. Sì, con il bel tempo è una meraviglia, così. Certo, non bisogna venire quando piove. E poi meta dei motociclisti. Meta dei motociclisti. E degli amanti del gelato. E meta dei golosi. Dei golosi. Alla pasticceria, come ci ha scritto la nostra amica... ciao Tiziano, buongiorno anche a te e la nostra Lori, che ha detto che quindi c'è una grande pasticceria. Veniamo su, ci dicono ragazzi a bere il caffè al Doge dal campione Doge, del mondo Roberto certo. Dotti, certo. Lo salutiamo Roberto carissimo, buongiorno. Doge è proprio il bar che si affaccia sulla statale, gestito da un ex campione del mondo di ciclismo che è Roberto Dotti. Buongiorno a tutti da Argegno ragazzi, va che bello. Veramente splendido, davvero. Grazie Marta. Grazie, ciao Como e allora... Alla prossima. Arrivederci, alla prossima. Ciao Marta. Ciao.